Siamo al forno fusorio di Tavernole sul Mella, una delle prime tappe della visita sul territorio valtumplino del governatore della Lombardia Attilio Fontana e di alcuni assessori della sua giunta. La fitta giornata di appuntamenti è iniziata presso la miniera di stagionatura del nostrano Valtrompia DOP a Graticelle di Bovegno. Sono stato a visitare il luogo dove si stagiona il formaggio su una laminiera di argento, e anche quello è un posto sicuramente molto suggestivo, che riesce a mettere insieme la suggestione di un passato con l'attualità della nuova attività che vi si svolge al proprio interno. Siamo al forno fusorio di Tavernole sul Mella. Si parlerà della strategia nazionale per le aree interne e scopriremo di cosa si tratta. Buongiorno a tutti, Presidente, Assessori. Spero che nella visita che farà si renderà conto, diciamo, di cosa offre la valle di molto interessante, e speriamo di riuscire a mettere a frutto tutte queste idee, iniziative e soprattutto i fondi che nei prossimi anni arriveranno nei nostri territori. Gerardo Ferri, sindaco di Tavernole, il piacere di ospitare un convegno importantissimo per la Valtrompia con la presenza del Presidente di Regione Lombardia e degli assessori in una location formidabile come il Forno Fusorio. Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare il Presidente di Regione Lombardia. Il Forno Fusorio è il luogo del lavoro. Si è parlato in questo convegno anche di tutti questi fondi che arriveranno a favore delle attività. Sono investimenti molto importanti, ma soprattutto sono a 360 gradi, nel senso che intervengono su tutti i vari settori socio-economico, sul tema chiaramente delle imprese, sul tema dello sviluppo e dell'organizzazione degli enti locali, sul discorso anche socio-sanitario, tema molto importante in questo periodo, sulla scuola e sulle infrastrutture. Quindi sono dei finanziamenti che dovrebbero permetterci proprio di riorganizzare un po' gli enti pubblici e far ricadere sul territorio chiaramente tutti i vantaggi di tutti questi investimenti. Io credo però di fare alcune piccole precisazioni. La prima precisazione è che è necessario da parte vostra una grande collaborazione, è necessario da parte vostra spogliarvi dei panni dell'amministrazione che rappresentate, ma cercare di pensare più in grande, cercare di pensare ad interventi che abbiano una valenza più ampia, che abbiano una valenza territoriale, che possano servire allo sviluppo dell'intero territorio e non di una singola comunità. Presidente Fontana, una giornata molto importante per lo sviluppo della Valtrompia, testimonianza proprio dalla sua presenza qui. Incontro con anche presidenti delle comunità montane, con il presidente della provincia, un luogo sicuramente la Valtrompia che è al centro dell'interesse delle attività economiche, al centro dell'interesse della regione Lombardia. Noi stiamo promuovendo questa progettualità legata alle cosiddette aree interne per fare in modo che una situazione di
evidente, di limitata ma evidente difficoltà nella resa di alcuni servizi possa essere eliminata. Stiamo lavorando per fare in modo che in ogni parte della regione ci possano essere le stesse opportunità di intrapresa, le stesse possibilità di avere servizi, le stesse possibilità di far partire ogni iniziativa che i cittadini desiderino far partire. In questi territori abbiamo oggi ricordato come ci sono già state tante accordi quadro, tanti accordi sul rilancio della montagna, tante positive iniziative da parte nostra collaborando con gli enti locali. Questa delle aree interne è un'ulteriore che si va a sommare, non è sostitutiva ma si va a sommare alle altre ed è la dimostrazione dell'interesse e dell'attenzione che la regione vuole avere nei confronti di tutti i territori. Presidente, poi si proseguirà verso il Maniva per la sottoscrizione del patto territoriale. È un progetto importante in cui si cerca di migliorare l'attrattività di un sito turistico e sciistico molto bello, per cui sicuramente speriamo che possa essere motivo di notevole rilancio. Quando si parla della Valtrompia si dice di industria, si dice di lavoro, però si sta rendendo conto che non è solo industria, non è solo lavoro, ma è anche cultura e anche turismo. Anche prodotti enogastronomici, ho assaggiato i vostri formaggi che sono fantastici, io credo che siano altri aspetti della Valtrompia che devono essere valorizzati e che devono essere al centro dell'attenzione, perché credo che ci siano le condizioni, soprattutto adesso in cui si è sviluppato in modo particolare questo turismo di vicinato, diciamo, turismo che si fa all'interno della regione o da regioni confinanti, è un turismo che va a cercare veramente alcune perle come possono essere la Valtrompia e tanti altri territori della regione Lombardia. Assessore Sertori, quali le peculiarità turistiche della Valtrompia? In montagna in generale c'è un forte senso identitario da parte delle comunità. Spesso in passato si è fatto di necessità virtù. La montagna è difficile da vivere, ma è un po' un tutt'uno. In montagna succede che il prodotto diventa un prodotto di qualità, ma è la stessa filiera che riesce a mantenere questi paesaggi che sono assolutamente straordinari. In montagna in generale la qualità della vita e dell'ambiente è migliore rispetto alla città, ma paga una carenza di servizi. Ecco, noi dobbiamo cercare di colmare questa misura, dobbiamo mettere in condizioni la montagna di operare anche dal punto di vista turistico, perché questi sono beni che, come io dico, devono essere preservati da coloro i quali abitano la montagna, ma sono beni di tutto il mondo, e quindi dobbiamo aprirci e consentire a tutti di vivere le straordinarietà, le bellezze, i paesaggi incredibili che la montagna può offrire. Oggi è con piacere che siamo qui con il presidente in Valtrompia, dove oltre a portare in dote l'area interna che consta di 14 milioni di euro, ma a noi ci piace ricordare il metodo utilizzato fin qui, ovvero sia di massimo coinvolgimento del territorio, perché le vere esigenze le conosce chi gestisce il territorio, quindi i livelli amministrativi, siano essi la comunità montana, i comuni, la provincia, hanno un ruolo che è assolutamente fondamentale. Noi come Regione Lombardia diamo delle risorse, ma vogliamo accompagnare gli enti locali su quelle che sono le progettualità. Le opere che da qui in poi devono essere realizzate evidentemente soffrono dei maggiori costi che ci sono, e sono nell'ordine, nel migliore dei casi, del 30% in più. Il Piano Lombardia ha dato modo finalmente alle amministrazioni locali di tirare fuori dai loro cassetti progetti che erano da tanto tempo inascoltati, sia a livello regionale sia a livello statale. È stato fatto un piano molto importante per la difesa del territorio, ma anche per dare alle tantissime imprese che qui lavorano con tenacia, con caparbietà, i servizi e le infrastrutture necessarie. Dopodiché c'è sempre lo sguardo fondamentale a quella che è la valorizzazione ambientale e turistica di un patrimonio incredibile. Anche qui Regione Lombardia ha dato molte risorse per
creare dei progetti che si integrano con quello che è l'iniziativa simbolo, ovvero la Milano Cortina del 2026, anche altre località che non saranno sede delle gare, di poter però migliorare le infrastrutture, di poter migliorare la loro offerta turistica. Poi si salirà alla maniva per la sottoscrizione del patto territoriale, che prevede 10 interventi strategici sul territorio che si estende da Coglio a Maniva e poi sino a Bagolino, Anfo e Lago d'Idro. Massimo Telli, presidente della comunità montana di Valle Trompia, una giornata davvero particolare, una giornata speciale per la valle, piena di tanti significati. Direi proprio di sì, la visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dei suoi assessori ha dato dimostrazione di attaccamento al territorio e ci hanno annunciato nuove progettazioni sui nostri territori. Quindi oggi parleremo di aree interne, parleremo di piano territoriale del Maniva, dove complessivamente sono circa 30 milioni di euro per le due realtà. Siamo qui al Maniva, grande zona di turismo per lo sviluppo dell'Alta Val Trompia. Ce la stiamo mettendo tutta, l'operatore privato sta fornendo un servizio completo, le istituzioni devono comunque adeguare quelle che sono tutte le azioni complementari per attirare turismo in Alta Valle. Il patto di territorialità servirà per 10 interventi strategici non solo in Val Trompia ma anche in Val Sabbia. Sì, i due comuni di Coglio e di Bagolino saranno interessati non solo per gli impianti di sollevamento ma assolutamente anche con progetti complementari sulle infrastrutture di mobilità, un parcheggio a Bagolino piuttosto che una pista ciclabile a Coglio e la sistemazione della Baremone che collega le due valli, Valle Trompia e Valle Sabbia, e quindi ci sarà più possibilità di mobilità. Poi ci sarà la sistemazione anche di questa zona. Assolutamente sì, il versante verrà adeguato per avere una stazione sciistica con tutti i criteri migliori possibili. Oggi andremo a firmare il patto territoriale del Monte Maniva, è la dimostrazione di come voi sappiate collaborare, di come voi sappiate fare squadra, di come voi sappiate mettervi insieme per cercare di risolvere dei problemi di più ampia portata.
Mirella Zanini, siamo qui in altissima montagna per celebrare questo patto territoriale, un patto importante per il comune di Coglio. Sì, oggi è una giornata particolare, Regione Lombardia incontra i territori, un patto territoriale che interessa il comune di Coglio, comunità montana della Val Trompia, la comunità montana della Valle Sabbia e il comune di Bagolino. Interventi importanti che parlano del territorio, non solo di quei comuni citati, ma bensì di tutte le due valli, perché portare interventi sui nostri territori significa aumentare l'occupazione, evitare l'abbandono della montagna e tanti altri servizi che la montagna ha bisogno, che consistono nella sostituzione di 3 soggiovie, nell'ampliamento delle piste ciclabili sul comune di Coglio e area parcheggi per quanto riguarda Bagolino. Interventi importantissimi che daranno uno slancio alla già ben avviata promozione turistica che i nostri territori stanno ormai da anni promuovendo, ma soprattutto dei servizi alle persone che vivono in montagna. Dare i servizi è una cosa essenziale, come dicevo prima, per evitare l'esodo, e noi abbiamo bisogno di non solo servizi dal punto di vista turistici, ma anche servizi dal punto di vista sociali, perché il sociale è un qualcosa che lega al territorio e ti fa promuovere e tutelare l'ambiente, la montagna in tutte le sue fattispecie. Stefano Lucchini di Maniva Ski, gestore di questi impianti, quindi particolarmente interessato a questo patto territoriale del Maniva. Assolutamente sì, diciamo anche un po' emozionato oggi perché abbiamo firmato quello che è il punto di svolta del Maniva, che quindi oltre agli investimenti fatti da Maniva Ski negli ultimi anni viene completato dagli investimenti che saranno oggetto del patto territoriale, quindi con un comprensorio tutto nuovo, impianti di innevamento e diciamo così tutte quelle attrattività che ci permettono di essere veramente al passo sia per il turismo che conosciamo già e che da sempre c'è fedele, quindi del Bresciano, delle province, delle Tre Valli, ma oltre anche di un turismo nuovo che può ovviamente usufruire di una stazione non troppo grande come il Maniva, ma assolutamente servita in modo moderno. Gianzeno Marca, sindaco di Bagolino, al quale saranno rivolti molti degli investimenti di questo patto territoriale del Maniva. Sì, innanzitutto ringrazio la Regione Lombardia per questo importante e strategico accordo che andrà a dare questa veste nuova alla nostra stazione sciistica. E in occasione anche delle prossime Olimpiadi io spero di arrivare appunto con la riqualificazione totale di tutti gli impianti. Tra le tante cose importanti di questo finanziamento c'è soprattutto la sistemazione di questa strada che porta dal Bagolino fino al Maniva. Sì, questo è importante, diciamo che noi ci stiamo già lavorando, abbiamo in atto 3 lotti, il primo lotto l'abbiamo già fatto, abbiamo ancora 2 lotti di sistemazione e auguriamoci poi che in concomitanza con la provincia di riuscire a completare la strada intervalliva per dare la possibilità anche d'inverno di poter utilizzare il flusso turistico invernale per svalicare. La fitta giornata di appuntamenti è iniziata presso la miniera di stagionatura del Nostrano Val Trompia d'Oppa Graticelle di Bovegno e proseguirà dopo la tappa in Maniva con la visita alla sede della cooperativa CVL di Lumezzane, concludendosi infine con la visita al cantiere di Codolazza di Concesio dell'autostrada di Valle Trompia. In questa puntata abbiamo raccontato dal vivo le tappe salienti di una giornata particolarmente significativa per lo sviluppo della Val Trompia nel prossimo decennio. Nella prossima inizieremo invece il nostro viaggio di approfondimento sul territorio valtromplino con focus sul primo dei 18 paesi che fanno parte della comunità montana della Valle Trompia.